purtroppo queste tragedie continuano ad accadere tutti i giorni. Lo sciopero che noi avevamo già proclamato sui temi della sicurezza dimostra ancora una volta la necessità di intervenire per bloccare questa guerra civile. C'è una strage di cui questo paese deve prendere atto, deve intervenire. Servono misure immediate, servono misure che siano in grado di bloccare questa mattanza. Sono le cose che noi abbiamo chiesto al governo, che il governo non ha fatto, e questo sciopero di oggi, di 4 ore, di 8 in Emilia Romagna, chiede ancora attenzione e rispetto della vita umana. Qui non c'è un problema ideologico, di propaganda, ho sentito tante interpretazioni. Qui c'è un solo dato: se questo paese vuole rispettare la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. È tollerabile oggi perdere 1040 vite sul lavoro e noi continuiamo ad avere stragi che sono legate da un filo comune. Brandizzo, Firenze, la strage di ieri pongono un tema, quello dei subappalti, delle aziende che nascono la mattina e che il pomeriggio vanno a lavorare. È successo a Brandizzo, è successo a Firenze, è successo ieri. Cosa serve ancora per intervenire ed applicare nei subappalti privati le regole che sono applicate nei subappalti pubblici? Cosa bisogna registrare ancora? Quanti morti dobbiamo vedere perché ci sia una maggiore attenzione sui temi dei subappalti, del rispetto delle normative sulla sicurezza? Quante stragi dobbiamo registrare?